abbassi un po', cioè, mi abbassi un po' il maestro, per favore, qui, che ce l'ho troppo alto. Grazie. Se la storia è stata scritta dagli eroi o da qualcuno che pensava solamente ai cazzi suoi, mi domando perché mi fa schifo la mia faccia, a volte sì e a volte no, perché a volte voglio avere solo quello che non ho. Mi domando soltanto perché Gesù Cristo è morto in croce per me. Voglio sentirmi libero da questa onda, libero dalla convinzione che la terra è tonda, libero, libero dal tempo. Voglio sentirmi libero da questa onda, libero dalla convinzione che la terra è tonda, libero, libero da quello, non per fare il duro, libero, libero dalla paura del futuro, libero perché ognuno è libero di andare, libero da una storia che è finita male, e da uomo libero di cominciare, perché la libertà è sacra come il pane, è sacra come il pane. Libero perché ognuno è libero di andare, libero da una storia che è finita male, e da uomo libero ricominciare, perché la libertà è sacra come il pane, 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 è sacra come il pane.
rovesciato, il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira e aggiusta la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona, semplicemente pensa, prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, ma pensare, pensa, che può decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani, ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte e reali come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza del cemento. Posso fare una cosa, voglio